disegni dei tanti studenti si chiusa questa mattina l'iniziativa Un fiume per amico, voluta dal Comune di Firenze e dall'autorità di bacino dell'Arno per far conoscere meglio la storia e i problemi del fiume. Il servizio è di Gianni Mammoliti. Studenti alla scoperta dell'Arno, un fiume che, come ha detto un ragazzo, fa notizia solo quando l'acqua è troppa, è poca o è sporca. Oltre 1.000 allievi di 25 scuole elementari e medie fiorentine hanno partecipato al progetto Un fiume per amico, voluto dall'autorità di bacino dell'Arno e dal comune per far conoscere meglio alle nuove generazioni la storia del fiume, i suoi problemi, gli animali indigeni o esotici che ci vivono e i vecchi mestieri come quello dei renaioli. I ragazzi hanno lavorato a ricerche, andando a cercare le targhe sulle facciate delle case, quelle che indicano il livello dell'acqua raggiunto durante le alluvioni, e poi disegni, poesie e numeri speciali del giornalino scolastico. Ho parlato dell'alluvione di Firenze, e di come mi ha colpito il numero delle targhe e anche la loro altezza. Noi in classe si è fatto un plastico dell'anno era prima e dell'anno di oggi. E che differenza c'è? Che prima l'anno si poteva fare il bagno e ora no. Perché l'acqua è sporca? Anche. Sulla spiaggia dell'Arno, davanti a Piazzale Poggi, erano in 400, hanno giocato, visitato le sponde del fiume e presentato i loro lavori. Si sono occupati di tutto, hanno scelto un po' l'ambito del progetto, quello che preferivano, c'è chi si è occupato più dell'habitat dei pesci e delle piante sull'Arno, ma c'è chi ad esempio invece ha anche approfondito l'aspetto delle alluvioni e quindi quando c'è troppa acqua che cosa succede, quando ce n'è troppa poca, quando è sporca, che cosa bisogna fare. Se